vedere se un triac è funzionante. Accendiamo il tester e posizioniamo i puntali sui due piedini esterni del triac. In questo caso dobbiamo riscontrare sul display del tester una risposta di continuità. Risposta di continuità che invece non deve esserci nel momento in cui posizioniamo un puntale su un piedino esterno e l'altro puntale sul piedino interno. Eseguiamo la stessa prova con il piedino esterno di destra e quello interno e non ci deve essere anche in questo caso nessun tipo di continuità. Un'ulteriore prova, ovvero mettendo in collegamento i due piedini, questo interno e questo esterno, e unendo gli altri due, il piedino mancante. Ecco. In questo caso possiamo stabilire che questo triac è funzionante. Se eseguiamo la stessa prova sul triac che è montato su questa scheda che dava difetto, possiamo vedere come sui due piedini esterni ci sia la continuità che abbiamo detto, ma se portiamo il puntale del tester sul piedino interno, ecco, abbiamo anche in questo caso una continuità che in realtà non ci deve essere. In questo caso, su questa scheda, il triac non è funzionante.